Ciao amici, benvenuti a Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare le melanzane al forno ricoperte. Vediamoci gli ingredienti: due melanzane, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, del pomodoro, olio, sale, origano. Andiamo alla preparazione. Iniziamo a prendere le melanzane, togliamo dal torsolo, il torso del picciolo. Tagliamo la punta, e tagliamo a fette molto grandi. Qua tagliamo la prima parte. Qua tiriamo io questa, la parte di qua. Facciamo così anche con l'altra. Adesso prendiamo le placche da forno e le adagiamo sopra. Se non più stagno, ne prendete due, più placche. In questo caso non ci stanno, farò due volte. Con coltello andiamo, andiamo a tagliarle in superficie, prendendo da un lato e poi dall'altro. Così via con tutte. Adesso prendiamo dell'olio con un pennello e lo spennelliamo sopra. Gira un po' la teglia. Ok, adesso mettiamo un po' di sale. A questo punto siamo pronti e forniamo a 200 gradi per 15 minuti. Forno statico. Ecco che le nostre melanzane sono pronte, le lasciamo raffreddare. Adesso prendiamo il pomodoro, mettiamo un po' di sale. Un pochettino d'olio, mettiamo un pochettino di origano, lo mischiamo. Adesso andiamo a prendere la pasta sfoglia. Prendiamo le melanzane e le mettiamo sopra. Un po' di spazio tra una e l'altra. Adesso andiamo a tagliare in misura della melanzana.
adesso andiamo a togliere e iniziamo, facciamo così, prendiamo la teglia, iniziamo a mettere una melanzana sopra, parte rigata sotto. Mettiamo su un pochettino di pomodoro e la ricopriamo con la pasta sfoglia. Qua mi si vede meglio. Così. Vediamo un'altra. Meglio, ecco qua la sua buccia, andiamo a metterlo sotto. Filati. Secondo posto, facciamo così con tutte, però prima facciamo quelli dei taglietti. A dopo, adesso abbiamo preso un uovo e lo spendiamo sopra. Ok, andiamo a fornare a 200 gradi per circa 20 minuti, dopo vi darò il tempo esatto.